Buongiorno a tutti. Sono sicura che vi stareste chiedendo giustamente se siamo pazzi. E oggettivamente come darvi torto, non è di certo la giornata ideale per mettersi in cammino in montagna. Mi accompagna in questa pazzia Fausto. Ciao a tutti. Dunque, dove ci troviamo? Oggi siamo in Val Bognanco, per la prima volta nel canale vi faccio conoscere questa valle. Qui siamo all'Alpe Gerbi, che è veramente un alpeggio colorato, molto originale, e complimenti ai proprietari di queste baite. Siamo partiti da Pizzanco, che è nel comune di Bognanco, e abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio gratuito lì del paese e abbiamo seguito il sentiero D19. Siamo diretti all'Alpe Fornalino, dove c'è un bel bivacco da pochi conosciuto, che è il bivacco dedicato ad Ambrogio Fogar. Ci attendono 3 ore di cammino e poi vedremo come sono le condizioni. Da qui sembrerebbe esserci neve. Noi ci mettiamo in cammino e buona visione! Abbiamo attraversato il rio Bogna sul ponte di Pianezza e adesso ci siamo portati su questo versante della valle e cominceremo a salire bene. Adesso si sale. Dopo circa un'ora di cammino siamo arrivati all'Alpe Pezzalunga, a 1274 di altitudine. Questo alpeggio è bellissimo, ci sono dei prati immensi e Pezzalunga vuol dire appunto un prato lungo. Fino a qua è stato davvero faticoso, questo versante della montagna è molto ripido e impegnativo venire su con tutte le foglie e tutto quanto scivoloso, quindi insomma sarebbe meglio farlo con condizioni meteo migliori. Abbiamo superato i 700 metri di dislivello, ci fermiamo un attimo a far colazione, briochina e tè caldo, gentilmente offerto da Fausto. E poi tacchiamo ancora su.
Vediamo da qui che c'è tutto il sentiero che ti porta al Passo d'Arnigo, che rimane appena dietro. Quella è la cima Camughera, dove io e Fausto siamo saliti un anno fa ormai. Fausto, dove sei? Che nebbia! Ma dove siamo? Qui non si vede una cippa lippa. Stiamo andando un po' a naso, tanto non ci manca, perché non ci sono neanche più i bollini bianco-rossi. Però siamo arrivati all'Alpe Fornarino, è questo. Dobbiamo solo intravedere dov'è il bivacco. Eccolo! Eccoci! Che carino! Caldo, Fausto? Insomma... Ai. Più che altro piedi bagnati. E adesso si asciugano anche le calzine, abbiamo appeso. Erano zuppe! Bella calda. Ci vuole. Oggi sì. Posto. È pronto. Andiamo dietro. Po te, po me. Po ciascuno, non barare. Non c'è niente di meglio di un buon caffè caldo. Il mio proprio. Zucchero a manetta, tanto non sono diabetica, ti. Bivacco Fogar. Però c'è tutto, è un po' spartano, però è asciutto. Anche la stufa è funzionante, quindi è già tanta roba. E le camere di là sono anche pulite, asciutte. Il tetto è buono. Quindi un buon punto d'appoggio. Poi speriamo adesso che le nuvole si siano un po' diradate, così andiamo a vedere anche fuori dove siamo, avere un'idea, perché dovrebbe essere un bel pianoro qua. Visto che quando siamo arrivati non vedevamo neanche il rifugio. Una nebbia, cacchio, oggi finiamo maggio in bellezza. Senti, cucù. E si vede anche Pizzanco. Adesso torniamo al bivacco, riprendiamo su le nostre cose e torniamo giù a Pizzanco dallo stesso sentiero dell'andata. Ecco, allora là vedete, c'è la
Croce del Vallaro e l'Alpe Vallaro. Entrando non si vede, dietro questa cosa c'è l'Alpe Laghetto e sopra c'è la Valle del Silenzio, che è bellissima. Salendo si prosegue là verso dove c'è la neve, in quella conca ci sono i tre laghi di campo. Sopra nelle nuvole ci sarebbe anche lo Strasciugo, ma non lo possiamo vedere. E rieccoci a Pizzanco. Siamo proprio contenti di questa escursione, ci è proprio piaciuta. Meno male che non abbiamo rinunciato a causa del maltempo. Abbiamo preso tanta acqua, però siamo felici e soddisfatti. Poi la Val Bognanco non delude mai, è proprio una bellissima valle, ricca di acqua, infatti è la valle delle 100 cascate ed è anche una valle termale, ci sono le terme di Bognanco. E a te, Fausto, è piaciuto il giro? Sì, dai, abbiamo fatto un po' come Fogar, siamo andati un po' all'esplorazione anche con questa pioggia, però non avevamo armaducca. Comunque, vi lasciamo veloce veloce due dati tecnici. Abbiamo impiegato 4 ore e mezza di cammino effettive tolte le soste, 13 chilometri il percorso, un'andata e ritorno, e 1100 metri di dislivello positivo. La scelta del bivacco è sempre azzeccata in queste circostanze di maltempo. E abbiamo potuto asciugarci un po' almeno. Sì. Poi la stufa funzionava, siamo stati fortunati. Una bellissima esperienza. Da Pizzanco e dalla Val Bognanco è tutto. Noi ci vediamo domenica prossima. Alla prossima!